Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Intanto chiedo scusa perché devo mettere su queste musichette qua del piffero, ma se metto su della musica giusta bella, YouTube mi blocca l'audio o addirittura il video, perciò sono costretto a mettere su questo. Bene, oggi voglio parlarvi di cose molto belle, molto vintage, però particolari. Va bene, mi è capitato questa coppia di pre-finale Macintosh C28 e il finale 2105 in condizioni stratosferiche veramente bellissime. Il finale è il 100 watt, il pre è quello, il C28 storico, che sono tenuti benissimo, non hanno praticamente, sembrano quasi usciti di fabbrica. 100 watt, trasformatore d'uscita, insomma, veramente belle macchine, ma su queste cose di video ne ho fatti già alcuni e ne conoscete. Invece una cosa che è un po' più rara, perché mi era capitato tanto tempo fa, poi dopo non più per un sacco di tempo, parliamo di Dahlquist DQ10. Dahlquist DQ10 sono diffusori veramente particolari. Come forma, avete capito, sembrano le quad, le elettrostatiche. Non so se hanno copiato Dahlquist da quad o quad da Dahlquist, comunque fatto sta che la forma è praticamente identica, sembrano due stufette. No. Sono diffusori a 5 vie, abbastanza durotti perché sono 84 dB, quindi ci vuole un pochino di corrente per farli andare bene. E come dicevo, hanno un sacco di altoparlanti dentro. Dopo, nella scheda tecnica, troverete tutte le varie misure. La particolarità, che l'ho scritto, l'hanno scritto in molti, comunque lo torno a dire, è che questo progettista usò un twitterino, un piezoelettrico della Motorola, che costava 1000-2000 lire, cioè una sciocchezza al tempo, e i piezoelettrici sono in genere... chi vedeva un diffusore con un piezo diceva: questi sono da baraccone, da fiera, niente di interessante. Invece lui li ha sistemati in questa cassa, questo diffusore molto molto particolare, e devo dire che il risultato è stato veramente eccellente. Il suono è un suono naturalmente con le 5 vie completissimo, ok, e ancora oggi molto attuale. Costavano parecchio, perché mi pare che costassero attorno ai 3,5 milioni, andiamo negli anni 70, perciò diffusori già impegnativi come prezzo una volta, che però danno ancora soddisfazione. È chiaro che per chi le deve acquistare usato ci deve un attimo controllare, perché per esempio queste sono state rifatte le bordature, perché erano in foam e dopo tanti anni... Queste erano del fratello di mia moglie, che adesso me le ha date da vendere, e intanto che ci sono mi fa piacere anche spiegarvi questo diffusore molto molto particolare. Questo è il DQ10, poi dopo ne hanno fatti tanti altri modelli anche un pochino più gestibili come dimensione, il DQ20 che era stretto e alto, sempre gran bei diffusori, però questo è quello che diciamo ha dato proprio l'inizio. Ora ve le faccio vedere un pochino più da vicino. Ecco qua, vedete le nostre Dahlquist, praticamente qua al centro. Comunque dopo sul sito metto anche le foto spoglie, che le ho trovate su internet, un bel bufferone, qua troviamo il twitterino e gli altri componenti qua. Ve le faccio vedere dietro, intanto spengo, spengo tutto, ok. Ecco qua, spero che sia inquadrato bene. Ecco, vedete, qua il twitter piezoelettrico, gli altri tre componenti e il woofer lo troviamo qua. Qua il filtro, dietro abbiamo la regolazione della sensibilità del twitter praticamente, e i nostri due attacchi. Ecco, i diffusori sono veramente molto molto interessanti. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.